Ancora una buona serata da Francesco Risso, questa è Casa Energy su Radio Energy, ospite dell'appuntamento odierno, l'attore Massimiliano Vado che con Valentina Ruggeri, Giovanni Arezzo e Veronica Pinelli sono in scena da questa sera fino al 27 marzo al Teatro Gioiello di Torino con La mia prima volta. Massimiliano, Freud sosteneva che non esiste l'amore ed è solo una sublimazione del sesso, e alla domanda cos'è il sesso egli risponde l'energia della vita. Alla luce delle tante prime volte più disparate, no, degli spettatori, perché secondo te il sesso è ancora tabù? Ma non lo è affatto. Poi guarda, noi che abbiamo provato un mese questo spettacolo ormai non parliamo d'altro, per cui di tabù non ce ne siamo fatti proprio nemmeno. Ormai Freud, grazie a Dio, l'abbiamo sotterrato, anche Fagioli sta prendendo una brutta china, per cui no, non c'è più un tabù, anzi le persone che vengono a teatro sono contente di parlare in maniera ovviamente non volgare, molto gioiosa, tranquilla o anche molto emozionale di sesso e di amore contemporaneamente, perché io non so la tua prima volta, ma la mia prima volta era profondamente innamorata, quindi la maggior parte delle persone fa la prima volta sesso, magari la seconda, la terza, la quarta, insomma un po' meno, ma la prima volta sei profondamente, cioè credi che quello sia l'amore della tua vita. In realtà c'hai 14, 15, 17 anni e non hai ancora capito che ne incontrerai altri, però lì per lì ti sembra una cosa straordinaria. In realtà l'amore è la sublimazione di se stesso, il sesso è molto più divertente parlarne, farlo che parlarne, dico. Sicuramente, ma non è che forse era solo curiosità? Questo sì, no, ma curiosità io ce l'ho ancora adesso che vado per i 40, per cui voglio dire, mi resta addosso questa cosa. No, ce n'è, perché tu non ce l'hai, sì, ce l'avrai anche. Caspita. Pensa alla tua prima volta, fammi un commento a freddo, come è stata la tua prima volta? Fantastica. Fantastica, vedi, ieri in un'altra intervista mi hanno risposto una figura del merda, pensa. Quanto è differente questa cosa, no. E noi prendiamo proprio le differenze tra l'una e l'altra e ci facciamo uno spettacolo, e questa è la genialità, perché, e tra l'altro siamo in continuo work in progress, perché raccogliamo le storie che ci arrivano giornalmente sul sito italiano e sostituiamo le cose che ci sembrano un po' più agee nel nostro spettacolo con le cose nuove, quindi è un lavoro di memoria continua, di aggiornamento continuo, siamo sempre sul chi va là per sentire tutte le nuove tendenze, per capire quello che succede e se c'è qualcuno che genialmente ci racconta una prima volta che ci illumina. La mia prima volta porta la firma, per ciò che concerne la regia, di Gianluca Ramazzotti, tra l'altro è stato nostro ospite non molto tempo fa. Come vi siete conosciuti? Io e Gianluca Ramazzotti ci siamo conosciuti quando avevamo 18 anni in una radio che si chiamava Radio Globo. Da allora siamo stati sempre molti amici, abbiamo detto prima o poi dobbiamo lavorare insieme, ma lo dicevamo ma non lo facciamo mai. Invece poi lui ha comprato i diritti di questo spettacolo, perché oltre ad essere regista è anche produttore insieme a Donatella Brocco e a Michele Di Corato, e insieme hanno pensato di chiamare quattro attori professionisti per raccontare una cosa che in realtà poi non era scritta per degli attori, la scritta più per dei comici. In America insomma viene presa un po' più come cabaret o come talk show che come spettacolo, invece loro hanno avuto l'idea di dirigere quattro attori che ogni volta, anche soltanto con ogni quattro parole, cambiano personaggio, ed è questa forse la differenza che ha fatto Gianluca nella sua regia e che noi abbiamo poi assecondato, perché abbiamo lavorato insieme un mese in maniera rilassata, divertente, tranquilla, e abbiamo creato una cosa che speriamo sia divertente anche per chi ci guarda. Caught out in this rain in October. Never fall in love again. Never fall in love again. With you. Casa Energy. Buona serata a tutti gli ascoltatori, questa è Casa Energy, sono Francesco Risso. Oggi nel nostro appuntamento ospitiamo l'attore teatrale, ma non solo, Massimiliano Vado. Buonasera Massimiliano, ben trovato. Buonasera, ben trovato a te e a voi. Sarai in scena da questa sera fino a domenica al Teatro Gioiello di Torino con una bella commedia che già il titolo lascia ben pensare, La mia prima volta. Che cosa ci riservi, sì, sì, Massimiliano? Allora, noi ci stiamo scaldando, manca poco, ci stiamo organizzando. La prima volta ovviamente è riferita alla prima volta che si è fatto del sesso, o all'amore come si dice in qualche caso. E noi ci riserviamo la gioia di interpretare almeno 600-700 prime volte raccolte su un sito prima americano e poi italiano. My first time con l'americano e la mia prima volta.com con l'italiano. Ecco il testo di questo. Siamo quattro attori straordinari, a parte me che sono la ruota sgonfia del carro, c'è Giovanni Arezzo, c'è Veronica Pinelli e c'è Valentina Ruggeri.
Firenze. Bravissimi, bravissimi, straordinari. Il testo di questa commedia nasce, come hai detto tu, dall'incontro di questi messaggi, 40.000, no, di gente comune, lasciati in questo blog nel 98, dove si poteva condividere in anonimato la prima volta, per l'appunto. In questa pièce ci sarà anche il coinvolgimento del pubblico. Come avverrà questo? Ovviamente. Allora, ovviamente, il pubblico quando entra troverà sulla propria sedia una scheda da compilare. In questa scheda, ma è una cosa che potresti fare anche te se venissi a vederci, dovrebbe scrivere, in forma totalmente anonima si intende, il nome del primo partner, a che età ha avuto il primo rapporto sessuale, dove è successo e, per ultimo, se mai si trovasse davanti il proprio partner di allora, che cosa gli direbbe in questo momento? E noi su queste cose basiamo una parte dello spettacolo. Insomma, è un, scusami, passami il termine, improvvisiamo. Vi fate proprio una padellata di fatti degli altri, insomma. Sì. Beh, in effetti sì, un po' ce li facciamo, però comunque il fatto che sia anonima ci dà la possibilità anche di ricamarci sopra abbondantemente, come se ci conoscessimo da tanto tempo. In realtà la forma di interattività è basata sul fatto che ognuno si può riconoscere nelle centinaia di cose che riusciamo a dire, delle centinaia di storie che riusciamo a raccontare, e che poi ognuno magari si può sentire citato o citato una parte di sé anche dal palco da noi, e può entrare dentro lo spettacolo esattamente come facciamo noi nelle storie che raccontiamo. Qual è la reazione del pubblico? Dipende, perché nelle varie città è sempre stata diversissima. A Roma c'era molta partecipazione, ma la città dove hanno partecipato di più è stata Bellinzona, in Svizzera. Un successo straordinario, nemmeno fossimo Carlo Conti con i suoi comici, insomma, una roba fantastica proprio. Siamo andati là e c'era una risposta pazzesca. Il pubblico un po' più freddino, quello che se l'è presa un po' più sul personale, che rideva ma non era proprio entusiasta perché capiva l'importanza dell'argomento, la profondità dell'argomento, era a Napoli. A Napoli erano più riflessivi, ci pensavano di più. Forse se ne parla di più e se ne fa di meno a Napoli, non lo so. Casa Energy su Radio Energy, ancora una buona serata da Francesco Risso, nostro ospite questa sera, l'attore Massimiliano Vado, che con Valentina Ruggeri, Giovanni Arezzo e Veronica Pinelli sono in scena da questa sera fino al 27 marzo al Teatro Gioiello di Torino con La mia prima volta. Massimiliano, hai anche partecipato ad un videoclip di una nota canzone di Luciano Ligabue. Com'è stata questa esperienza? Lo rifaresti? Molto divertente, perché poi i videoclip non è alcuna responsabilità, voglio dire, chi ci rischia è Ligabue, non sai te, per cui, o il cantante in questione, per cui in realtà è stato molto divertente, è stata una giornata su un tempio vicino Terracina, straordinario, proprio. E poi lui è una persona molto simpatica, non credevo, perché dalle canzoni, che sono sempre un po' antipatiche, pensavo a una persona un po' scontrosa, cose così, invece Ligabue, sotto sotto, è una brava persona. Senti, un ricco curriculum il tuo, no? In un'intervista, in una nota rivista, hai affermato che hai raggiunto il successo partecipando ad una fiction che è 100 vetrine. Tra teatro e fiction ci sono progetti in cantiere? Ma in questo momento sta per uscire una cosa per Rai 1 che si chiama Il Restauratore, con Lando Buzzan, che ha girato a Belgrado, che credo sia un prodotto molto bello. In più, dopo 100 vetrine, ho concluso un'esperienza di 2 anni, più o meno, che viene girata lì, da queste parti, insomma, vicino a Torino, nel Canavese. Conclusi i 2 anni con 100 vetrine, sto tornando al teatro, perché mi piace alternare le cose, nel senso, fare un po' di radio, un po' di TV, un po' di teatro, un po' di televisione, un po' di cinema, un po' di quello che capita, insomma gli attori moderni, quelli che veramente hanno studiato per fare questo mestiere, sono un po' dei radiotaxi. Quando si possono permettere di scegliere, cercano ogni volta un'esperienza diversa, un modo espressivo diverso, si divertono a variare la propria vita essendo dei precari nell'anima più che nel lavoro. Massimiliano, grazie per essere stato nostro ospite e ci vediamo questa sera in teatro. Grazie a voi, venite a teatro numerosissimi, perché poi io a un certo punto scendo tra il pubblico e pesco, e chi pesco sono mazzolate. Grazie mille dell'intervista. L'appuntamento con Casa Energy è rinnovato a giovedì prossimo alle 18:15 qui su Radio Energy. Sono Francesco Risso, vi auguro una splendida serata.